Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Minecraft. Come vedete, ho fatto delle tantissime costruzioni perché sì, ho fatto tantissime cose. Questo è il fuori del mio villaggio. Come vedete, ho fatto un sacco di cose. E questo con sopra i miei gatti. Come vedete, ho fatto anche dei gatti, cioè li ho presi. I cani che hanno anche dei nomi e hanno anche le collane, più che altro il guinzaglio di color diverso. Infatti, come vedete, Drex c'è l'arancione, Stellina c'è la gialla e Red c'è la rosso, perché infatti Red significa proprio rosso in inglese, quindi è rosso. Poi un'altra cosa, ragazzi, è che ho fatto una pesca nel mio villaggio e ora ve lo accenderò. Allora, come vedete, io voglio provare insieme a voi questa cosa del, eccolo qui, condotto. Una cosa che è fortissimo perché è figo. Quindi ora io vado a provarlo con voi, perché ovviamente voglio portare qualcosa di interessante nel mio mondo, perché no, non ha più senso. Vedete, qui ci sono campane, qui c'è, vabbè, la vecchia fontana e niente. Questo è il design di questo, come vedete ora tutte stanno così, però il vetro è di colore diverso di ognuna. I cavalli stanno sempre lì. Aspettate, vado a vedere se le patate sono cotte. Perché sì, ragazzi, ho messo a cuocere le patate. Allora, le patate non sono ancora tutte ben cotte, quindi ci vorranno un po', però vabbè, anche perché sono facili da raccogliere e li metti subito, anche se io volevo mettere anche del grano, ma vabbè, il grano sarà la cosa che farò per dopo. Come vedete là, ragazzi, c'è anche una casa, più che altro una casa più grande, una villa, che ho fatto perché ho voluto farlo ovviamente. Ed eccolo qui, l'ho un po' riempito di torce. Allora mi lagga un po', non capisco il perché stia buggando, ragazzi, lagga un po'. Poi ho fatto di nuovo la torre scura, che state ragazzi, questo bug non so il perché, ma oggi lagga, vabbè. Allora, come vedete, qui c'è la casa. L'ha mosso l'interno perché l'ho arredata, diciamo. Come vedete, cioè all'entrata, cioè tu trovi questo. Uno quando si entra nella casa trova questo. E poi si trova questo che non so, così. Ho messo delle armature che sono per bellezza. Ho messo anche queste. Cioè qui ho messo così. Ci ho aggiunto questo. Questo sarebbe come un divano grandissimo che finisce da lì a qui. Infatti è grande il divano. Poi ci abbiamo messo anche questo, che è fighissimo, ragazzi, quanto è figo. Ditemi se vi piace anche questo, se vi piace, perché a me mi piace un sacco. Poi ragazzi, ho fatto questa qua, che è la mappa del mio mondo. Cioè, più che altro è del mio villaggio. Come vedete, qui ci stanno tutte le mie costruzioni. Infatti ora noi ci troviamo proprio qui. Qui ci troviamo noi, qui c'è, sono le tartarughe, qui ci sta, beh, il campo di patate, qui c'è il cubo di Rubik, qui vabbè c'è il pozzo, più che altro c'è un unghetto, non so come si dice là. Qui che cosa c'è? Ah, per i cavalli, poi qui c'è la farm di fornaci, qui c'è il villaggio, tutto questo è infatti il villaggio, come vedete, è più grande del nostro, e io ci ho fatto pure una barriera. Come vedete c'è una cosa grigia intorno ed è la barriera che ho fatto. Poi abbiamo anche questo qua, che è, vabbè, come vedete questo è tutto il villaggio, si vede. Noi abbiamo in mano questo pezzo qui. Come vedete, questo pezzo qui ce l'abbiamo in mano noi e niente, volevo mettere anche questo, ma non mi viene, ragazzi, ci ho provato, ma mi viene con il pezzo del villaggio. Poi ci ho messo, vabbè, così. Questo è il letto con
Ovviamente ci ho lasciato qui il pappagallo perché mi andava. Ho lasciato anche delle chest. Questo qua è vuoto ma l'altra no. L'altra è, ecco, questo. Così perché a volte dormirò anche qui. Come vedete qui c'è il camino che ovviamente è qui. Vabbè, io andrei a provarlo, ragazzi. Io sono veramente molto entusiasta, anche perché sono andato nel monumento in acqua. Ho trovato il monumento in acqua e sono andato a distruggerli, i boss. Li ho sconfitti e dopo averli sconfitti sono ritornato qua perché c'è un, non tutti li ho sconfitti, me ne manca uno però. Non mi andava perché ragazzi era troppo forte, perché poi non ho capito la cosa della respirazione sott'acqua, cioè l'ho capito però c'è il problema che... Allora io qui c'è un problema ragazzi, perché ora lo faccio vedere, come vedete ho dovuto rifare l'armatura perché ragazzi non, questo qua mi fa fuori. Mi si sta per rompere l'armatura, come vedete. Allora qui ci potrei mettere qualcosa. E questo ci potrei mettere anche in costruzione. Vi dico come funziona. Dobbiamo prendere questo pezzo qui e questo pezzo qui. Allora, prendiamo in modo, facciamo 1, 2. Aspetta, facciamo. Allora, se è così, poi qua, se mi ricordo, sì, dovevamo essere qua. Poi qui ci metto questa la levo. Aspettate che sto pensando a... Perché non va sopra? Vabbè, perché è bloccato ovviamente. Prendo aria, se no qua muoio. Vado giù. Sono andato al monumento perché c'avevo questo oggetto che mi faceva respirare un sacco, che ho trovato in un video di GVAF, che sarebbe il secondo canale di FabiJ. Lo stavo guardando e ho visto, vabbè, c'era questo metodo per nuotare, cioè più che altro per respirare all'infinito. E infatti ho detto, perché non farlo anch'io? Cioè, il monumento, ecco, si è attivato. Come vedete, si è attivato l'effetto, posso respirare fin quanto voglio, però devo stare attento a non muovermi troppo lontano, perché se no che succederà ovviamente? Se no io potrei avere un problema, cioè che potrei... Mamma mia ragazzi, perfetto, c'è proprio alla perfezione. Come vedete posso anche nuotarci. Come vedete ci posso nuotare, cioè a una distanza comincia a non avere più l'effetto, cioè come vedete ci sono 2 secondi. Dopo essersi allontanati dal raggio della funzione della potenza del condotto, io comincio a respirare normalmente e quindi comincio a perdere il respiro e così via. Allora, spero che almeno questo vi sia piaciuto. Non è stato un granché. La villa che ho fatto, che non so se viverci. E ragazzi, l'asino. Io forse me lo prendo l'asino. Non so voi. Vabbè. Vabbè, ciao ciao.